Siamo in piena esercitazione di ricerca in macerie con Stefano Bonaldo dell'associazione Discovery Dog di Venezia. Stefano, cosa stiamo simulando in questo momento? Allora, abbiamo simulato il crollo di un edificio scolastico. E in questo momento stiamo lavorando con due cani per trovare due persone disperse sepolte sotto questa macerie. Mentre lavorate vediamo fumo piuttosto che distrazioni di altro genere, perché è importante che il cane si abitui a lavorare in ambiente realistico, giusto? Vogliamo preparare i nostri cani soprattutto a dare il 150% in addestramento per avere una resa ottima durante una prova reale. Il cane ci ha portato su una situazione di un tetto crollato. Cosa sta succedendo in questo momento? Sta dando chiari segnali, adesso addirittura baia, sta dando chiari segnali che lì potrebbe esserci una persona dispersa, sepolta dalle macerie. Dobbiamo assolutamente adesso mandare un altro cane a conferma di questo comportamento. Perfetto. Per poter provvedere a rimuovere la macerie sovrastante. Che sta confermando anche il secondo cane, anche poi sta dando segnali chiari. Perfetto. È il momento di dobbiamo aiutare, andiamo a rimuovere la macerie per cortesia e andiamo a verificare se effettivamente